Amici Trebi Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Cominciamo dall'immagine del satellite con parecchie nuvole che insistono anche oggi sulle regioni del Medio e Basso Adriatico e in gran parte del sud. Sono in atto anche delle precipitazioni con la neve che cade anche a basse quote sull'Appennino centrale. Vediamo proprio la situazione prevista tra oggi e domani con quest'aria fredda che mantiene le temperature basse, soprattutto nelle regioni centro-meridionali dove soffia anche parecchio vento, con appunto anche delle nevicate fino a quote molto basse sull'Appennino centrale versante adriatico. Vediamo proprio un focus sulla neve, questi fiocchi che cadranno anche fino quasi alle zone costiere tra le basse Marche e l'Abruzzo, oltre i 200 metri sul Molise, l'Alta Puglia e anche a tratti l'Appennino campano, qualcosina in più scendendo più verso sud, ma come vedete quote che restano comunque relativamente basse. Poi nel fine settimana continueranno a transitare delle perturbazioni da nord-ovest verso sud-est, ma più spostate verso l'Europa orientale. Quindi in Italia il tempo migliora, con sì un po' di variabilità, qualche nuvoletta di passaggio, ma ancora con temperature relativamente contenute perché le correnti continuano a essere settentrionali. Invece la prossima settimana rimonta una zona di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, si attenuano queste correnti fredde, quindi temperature in temporaneo aumento, perché poi in realtà nella seconda parte del mese, soprattutto dal 20 in poi, nuovi impulsi d'aria fredda dal nord Europa riporteranno l'inverno deciso un po' su tutto il paese. Con questo è tutto, per i dettagli potete scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.